Cari italiani, in questo video voglio farvi riflettere su una questione importante e delicatissima. Ascoltate fino alla fine e poi condividete il più possibile questo video. Il governo italiano è al collasso totale. Ci avviciniamo alla data del 30 giugno. Si discuterà in aula il famosissimo MES. Ma qualche giorno fa c'è stato un piccolo antipasto. La maggioranza della nostra cara politica, ossia il centrodestra, è talmente codarda che non ha votato contro la calendarizzazione del MES. Durante la discussione sono andati via Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Non hanno avuto neanche il coraggio di alzare una mano e dire no, noi siamo contrari alla calendarizzazione del MES. Hanno votato favorevolmente il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l'estrema sinistra. Loro sono a favore del MES. D'altronde le carogne si sa chi sono, c'è poco da fare. Ma il centrodestra non ha votato, sono andati via. Quindi vale il voto di chi era presente. Ma un'altra assurdità è il comportamento del super ministro Giorgetti, il nostro grande ministro dell'economia bocconiano. Sì, anche lui viene da quell'università che è il covo di tutti quelli che hanno fatto casini in Italia. Tipo Mario Monti e tipo Gentiloni. La Bocconi è la prestigiosa università dove si insegna ad inculare l'Italia. L'Italia è il più grande paese del mondo, l'Italia è la nazione con la terza riserva aurea del mondo. L'Italia è la nazione con il più grande know-how a tutti i livelli. Pensiamo a tutto quello che noi abbiamo originato come italiani. Questo è il più grande paese del mondo con 1000 politici che hanno moralità pari a zero. Hanno un solo interesse, svendere 62 milioni di persone. Prima di salutarti, voglio chiederti se non lo hai ancora già fatto, di iscriverti a questo canale. Con la tua iscrizione, insieme, diffonderemo le verità che ci vengono nascoste. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video!